Diamo ora il benvenuto al nostro ospite Stefano Dotti, sindaco di Verola Nuova. Buonasera. Buonasera, buonasera. In questo comune della Bassa Bresciana l'anno scorso è partita nel mese di maggio la raccolta porta a porta, una scelta che è stata molto studiata dall'amministrazione, ma una scelta che è stata fortemente voluta. Ad un anno di distanza cosa possiamo dire? Possiamo dire che siamo partiti, diciamo, dopo gli altri, abbiamo un po' fatto tesoro delle esperienze che un po' tutti i comuni hanno un po' sperimentato. E in collaborazione con Garda 1 abbiamo comunque adottato un sistema di porta a porta che è abbastanza collaudato, diciamo, con alcuni accorgimenti in più, che sono ad esempio l'area fuori orario, dove comunque il cittadino può conferire i rifiuti, soprattutto quelli l'umido, la parte dell'umido domestico, che è quella un po' più antipatica, in qualsiasi orario con un badge, e la possibilità anche di raccogliere attraverso un cassonetto altre frazioni di rifiuti particolarmente, ecco, ingombranti, se vogliamo dire, o scomode da tenere in casa. Però con un anno di distanza, mentre l'anno scorso 5 mesi di raccolta a cassonetto e 7 mesi di raccolta porta a porta eravamo intorno al 65-67%, quest'anno i primi 6 mesi abbiamo una media oltre l'87% della raccolta differenziata. Quindi i rifiuti solidi urbani, la parte, diciamo, sacco nero, si è ridotta a un terzo rispetto agli anni precedenti, e abbiamo, ecco, un dato mi sembra intorno alle 260 tonnellate contro le 900, ecco, quindi un risultato assolutamente molto buono, e per questo dobbiamo ringraziare i cittadini, perché noi abbiamo messo a disposizione uno strumento, i cittadini lo hanno utilizzato al meglio, quindi direi che il mio invito è proprio di continuare su questa strada, e la riduzione dei costi che avremo chiaramente nella gestione del servizio verranno reinvestiti per migliorare ulteriormente il servizio stesso. E in particolare parlo dei sacchetti di carta, che so che sono una cosa molto difficile da reperire magari al supermercato, comunque da acquistare, quindi la possibilità naturalmente di avere dei sacchetti in fornitura di una dimensione adeguata, di una consistenza adeguata, in modo da poter raccogliere la carta. Abbiamo potenziato l'isola ecologica, ulteriormente abbiamo intenzione di realizzare quest'area Second Life proprio per il riuso di alcuni materiali e di alcuni beni che vengono conferiti in discarica, quindi direi che il risultato è frutto del lavoro di tutti e che tutti stanno contribuendo a questa sostenibilità ambientale che ci sta a cuore. Quindi Verola Nuova, primo comune in provincia di Brescia per qualità di vita, credo che anche questo tassello del porta a porta sia importante per ulteriormente dimostrare che c'è una sensibilità particolare per quanto riguarda l'ambiente. È stato rieletto, sì, secondo mandato, ma ci sono stati altri mandati negli anni, sì, precedenti. Quali sono gli obiettivi per questi prossimi, ecco, anni? La nostra amministrazione è insediata dal 1999, quindi siamo un'amministrazione al quinto mandato. Io sono un sindaco che ha fatto due mandati precedenti, 99-2009, 2009-2014 ero vice sindaco, e adesso sono per la seconda volta del secondo giro sindaco. Devo ringraziare i cittadini, è stata una grande soddisfazione, perché comunque la percentuale è importante, intorno al 90%. Credo che i cittadini abbiano, anche al di là dell'appartenenza politica, abbiano valutato i risultati. In questi anni abbiamo messo in atto una bella rivoluzione per quanto riguarda comunque la scuola materna in generale, e anche per quanto riguarda, partendo dall'asilo nido. Noi abbiamo un asilo nido a Verola Nuova. Abbiamo istituito un micro nido a Cadignano nella frazione, dove vogliamo potenziare il servizio e mantenerlo, e naturalmente nella riorganizzazione abbiamo acquistato questo immobile dalle suore che purtroppo hanno abbandonato Verola Nuova per varie motivazioni. Abbiamo ottenuto un finanziamento dalla regione di 1.700.000 euro e ci stiamo apprestando a ristrutturare completamente questo fabbricato per dare spazio alla scuola materna statale, che è un grosso vantaggio soprattutto per le famiglie, perché il costo del servizio è circa il 50% rispetto a un costo normale, ecco, parliamo di 120 euro contro i 200-220 euro delle altre scuole materne. Buon lavoro, ricordo a Stefano Dotti, sindaco di Verola Nuova, grazie ancora. Buonasera a tutti, grazie.